Buonasera e benvenuti in questa chiesa. È una serata che noi abbiamo voluto e pensato per dire grazie. Vogliamo dire grazie soprattutto ai missionari della nostra terra. Molti ci stanno seguendo adesso in streaming attraverso i siti che hanno dato disponibilità alla trasmissione. E quindi salutiamo quelli che ci stanno seguendo. Il grazie della nostra Chiesa a loro. E poi grazie a tutti coloro che ci permettono anche quest'anno questa meravigliosa e preziosa serata. L'orchestra, i cori, la basilica che ci ospita, gli sponsor che ci sostengono in questa iniziativa e che hanno risposto alla nostra richiesta di aiuto. E poi grazie a tutti voi che avete risposto all'invito del centro missionario dell'ASCOM a partecipare a questo momento. Credo sia un momento di famiglia. È la Chiesa famiglia che ci accoglie. Il segno più bello è quello del Vescovo, è la presenza del Vescovo questa sera. Grazie, Monsignor Francesco, per la sua presenza. Grazie per la competenza messa a servizio del programma di questa sera. Quindi se a qualcuno non piace, alla fine prendetevela con lui, perché ha scelto lui e quindi mi sembra giusto. Grazie, Eccellenza, di questa presenza. Vogliamo ricordare e ringraziare Don Davide, il nostro vicario generale, augurandogli una guarigione veloce e una ripresa del suo impegno e della sua presenza in mezzo a noi. Insieme alla Chiesa è la famiglia, è la città famiglia che ci unisce. La presenza dell'assessore Marchesi, a nome del Comune, che ringraziamo, dà un tono di ufficialità a questo nostro trovarci. E poi la città, la Chiesa famiglia, la città famiglia, e poi c'è la missione. La missione è quella che appartiene a ciascuno per vocazione e ci appartiene per il dono della fede. Quella che ha il volto, il cuore, le mani di centinaia e centinaia di persone, quelli che ci aiutano a vivere la solidarietà. Questa serata di ringraziamento è una serata di solidarietà. Un segno concreto è quello che ciascuno di voi ha voluto dare per partecipare a questo momento. Un segno concreto è il premio San Giovanni XXIII che durante il nostro concerto andremo a consegnare a 3 missionari. Una serata di ringraziamento è una serata di solidarietà. Mi permetto di ricordarvelo. Quello che questa sera noi abbiamo donato e possiamo donare è per bambini e ragazzi in Etiopia, in Iraq e in Terra Santa. È il loro presente ed è per il loro futuro. Non basta pensare al futuro, occorre che questo futuro sia già vestito di presente. E quindi questa solidarietà si trasforma questa sera in un dono grande condiviso. Ecco, io lascio spazio al concerto, al maestro Cristian Serazzi, a tanti giovani musicisti e cantori. Sono il presente di un mondo che vogliamo già da adesso più bello. E anche per questo noi viviamo la missione. A tutti buon ascolto e buona serata.
Desidero semplicemente porgervi un saluto, ringraziarvi per la vostra presenza, condividere con voi sentimenti di bellezza che le esecuzioni che stiamo ascoltando stanno suscitando in noi. Un saluto e un ringraziamento anche a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, ringraziamenti che il direttore del Centro Missionario Diocesano ha rivolto all'inizio del nostro incontro e che io desidero rivolgere anche a lui, non solo per l'organizzazione di questo appuntamento, ma per tutto il servizio che il Centro Missionario Diocesano con lui e tanti che collaborano con lui, svolge a manifestare un'interiore forza della nostra diocesi in direzione missionaria. E insieme al saluto e al ringraziamento anche un augurio che desidero raggiunga ciascuno di voi, le vostre famiglie, le persone che vi sono care, le persone che in questo momento vedete particolarmente provate. Un augurio natalizio che quindi attinge a questo mistero suscitatore di speranza nella storia dell'umanità. Tra poco ci accingeremo a consegnare un premio a tre persone come ogni anno. Una di queste
non vive più tra noi. Ha compiuto la sua missione e noi la pensiamo nel Signore. Tra l'altro, in questi indimenticabili viaggi missionari, appunto, avevo potuto conoscere quella comunità, e lei in Malawi, una comunità sorprendente per questa grande prospettiva educativa, che in una scuola sorprendente, enorme, pensata, curata. Appunto, in questa scuola in modo particolare si svolgeva la sua missione, quella delle sue consorelle e di tanti altri. E poi penso a padre Rinaldi, che è tra noi, che veramente sono molto lieto, appunto, che riceva questo riconoscimento che corona la sua attività missionaria e un'attività di promozione dell'attenzione alle missioni nella nostra diocesi del tutto particolare. Grazie, padre. E finalmente a Don Mario Cassera, un prete della nostra diocesi che io vedo rarissimamente, perché lui è sempre in missione. E veramente sono molto felice del riconoscimento a lui, perché la sua è sempre una missione molto particolare, in posti dove non è molto facile stare. E ultimamente, appunto, in Algeria, dove tutti possiamo immaginarci l'importanza di presenze cristiane capaci di essere significative in un mondo che non lo è. D'altra parte, questi premi non sono appunto un riconoscimento soltanto alle persone che li ricevono, ma è un riconoscimento ai, diceva Don Giambattista, centinaia, ma lui mentre diceva centinaia pensavo a migliaia di missionari bergamaschi che nella storia hanno costruito questa storia di generosità e di testimonianza cristiana nel mondo. Migliaia di preti, di persone consacrate, di laici. E non è un motivo di orgoglio, no. È un motivo di onore. L'onore è qualcosa che conta, che pesa, è una responsabilità. È una responsabilità anche per tutti noi. Serata quindi di grande gioia, grande soddisfazione, che vuole rilanciare questi sentimenti, senza che ci stanchiamo, senza che ci arrendiamo di fronte a difficoltà che a volte sono veramente molto, molto serie. Quando Don Giambattista ricordava la destinazione anche dell'impegno di questo Natale missionario in Etiopia, in Terra Santa e in Iraq, ecco, diceva paesi, noi particolarmente porremo attenzione ai bambini di questi paesi, che sono veramente sotto il segno di un martirio. Ultimamente ho avuto la possibilità di incontrare un vescovo di iracheno che ha accolto nella sua città 120.000 profughi dalla città di Mosul. In 3 giorni sono arrivati in quella città 120.000 profughi da accogliere, ospitare. Non pensate che siano persone diverse da noi, persone che hanno la loro attività, la loro famiglia, il loro lavoro, a volte anche una condizione di relativo benessere, che da un giorno all'altro si trovano in queste condizioni. Noi non vogliamo arrenderci a sentimenti di odio, di vendetta. Vogliamo veramente testimoniare con serietà e rigore, però, quella capacità cristiana di entrare anche negli aspetti più oscuri della vita e della storia con quella luce che si accende ogni volta che celebriamo il Natale. Finisco con un piccolo commento
a questo splendido concerto, che è splendido non perché io in qualche modo abbia immaginato il programma, è splendido per le composizioni che stiamo ascoltando, è splendido per gli esecutori che ce le stanno offrendo. Veramente, guardate quanto sono giovani questi esecutori. Anche l'ultima solista che ci ha offerto questo componimento di Saint-Saëns è una cosa eccezionale, mi sembra. È la bellezza che ci raggiunge attraverso l'ascolto. Ecco, io vorrei concludere con questo fatto, che la composizione più bella, l'esecuzione più affascinante, comunque si offrono al nostro ascolto. E l'ascolto non è mai un semplice accoglimento, non è mai una passività. L'ascolto è parte dell'evento musicale. L'evento musicale si crea attraverso questa comunicazione tra esecutori e ascoltatori. È lì che avviene il miracolo della musica. E questa dimensione dell'ascolto io vorrei riportarla ad una figura splendida dell'Avvento, che è la figura di Maria. Maria è proprio la testimone, la maestra dell'ascolto. E di quell'ascolto che appunto la musica assolutamente invita, quasi inconsapevolmente per noi, educa in noi. E diventa una condizione fondamentale. Non ci sarà incontro con nessuno se non a partire da un ascolto che a volte non è semplicemente ascolto di parole, è soprattutto ascolto di esperienze, ascolto di sensibilità e in ultima analisi ascolto di cuori. La missione non immaginate che sia andiamo e imponiamo con la nostra parola, con i nostri gesti, un Vangelo che invece si propone all'ascolto delle orecchie e all'ascolto del cuore. I nostri missionari propongono così il Vangelo, all'ascolto delle orecchie, dell'intelligenza e del cuore dei popoli presso i quali sono stati mandati. Ecco perché vivere così il ricordo, la riconoscenza, il rinnovo della sensibilità missionaria in un contesto musicale, peraltro così bello, mi sembra il modo migliore appunto per rinnovare questo impegno in un contesto natalizio che favorisce certamente questi sentimenti. Buona serata e buon Natale. Grazie al Vescovo Francesco per gli auguri, per la parola che abbiamo ascoltato e auguri che ricambiamo davvero di cuore questa sera. Procediamo adesso all'assegnazione del premio San Giovanni XXIII 2014. Giuseppe nasce nella parrocchia di Sant'Anna in città il 17 giugno del 1934. È il quinto di sette fratelli. Entrerà nella famiglia dei Saveriani, diventerà prete nel 1959 e dopo una breve parentesi di missione in Bangladesh ritorna in Italia con diversi impegni. Oggi gli assegniamo questo premio, vuole essere un riconoscimento per la sua intensa attività nell'Istituto Saveriano e particolarmente nella nostra diocesi, a beneficio dei gruppi missionari, delle comunità e dell'animazione missionaria diocesana. È quello che noi chiamiamo un missionario sulle nostre strade.
Mario diventa sacerdote il 21 giugno del 1980 nella cattedrale di Bergamo per mano del vescovo Giulio Gioni. È nato a Cene nel 1954. Lo attende il ministero dapprima come vicario parrocchiale e poi come parroco. Nel 2000 lascia la parrocchia per degli studi a Roma e negli Stati Uniti, dal 2004 al 2011 in Myanmar, affiliato al Pontificio Istituto Missioni Estere. Dal 2012 è a Algeri come sacerdote Fidei Donum. Il premio dedicato a Papa Giovanni, oltre che riconoscere il servizio prezioso di Don Mario, diventa un segno di vicinanza e partecipazione a popolazioni che sono chiamate a testimoniare la fede in situazioni di minoranza e talvolta di persecuzione. A Don Mario il grazie della nostra diocesi per la sua testimonianza sacerdotale. Ritira il riconoscimento la sorella. Nasce a Orio il 29 gennaio del 49. Margherita rimane in famiglia, che aiuta fino a 19 anni facendo la domestica in città. Poi entra nell'istituto delle suore sacramentine, emette i voti e svolge diversi ministeri in Italia fin quando nel 1997 parte per il Malawi, dove la troviamo nella comunità di Incewo. Il 4 settembre di quest'anno, in un disastroso incidente stradale, Suor Margherita perde la vita ed è tumulata presso la grande croce situata nel giardino della casa delle suore sacramentine in Malawi. In lei la gratitudine della nostra Chiesa, attraverso questo premio, per tutti i missionari che hanno perso la vita nel loro ministero. Ritira il riconoscimento la sorella.
Tuttavia noi avremmo un desiderio, e cioè quello di condividere con voi quello che vuol dire fare musica, suonare e cantare insieme. Quindi prima del bis vorremmo rifare il tema di Elgar, che è un tema che viene usato per una canzone da chiesa, Santa Chiesa di Dio, e trovate le parole a pagina 11 del libretto. Io per scrupolo vi darò l'attacco, però immagino che non ce ne sarà bisogno. Però dovete cantare molto, molto forte e convinti, perché anche il coro in fondo vi deve sentire. Allora.
Make your spirits bright. What fun it is to ride and sing a song.